Alla fine la strada, come sanno tutti, insegna molte cose. Ti insegna più a essere uomo, più a capire la realtà della vita, più a capire le cose che ti stanno attorno. Nel bene e nel male ti insegna sempre tante cose. Ho sofferto abbastanza bambino, sai, non era facile, infatti ogni giorno, anche quando mi hai detto, quando vai all'allenamento cosa pensi, penso sempre a quello, penso di aver fame tutti i giorni e andare avanti. Che più che altro non ho avuto un passato come tutti gli altri ragazzi. Non ho avuto un passato da bello, non ho avuto un passato come i ragazzini di 8 anni. È per quello che delle volte metto lì e penso a quello che ho fatto, penso a quello, a quanto sono fortunato ad avere tutto questo oggi. E quindi ringrazio Dio ogni giorno per questo. Il primo ricordo che ho del pallone era quando ero ad Asti, in oratorio, che andavo a giocare. Facevamo tipo i tornei, che c'erano tante nazioni. Calpo in asfalto, un oratorio. Magari se cadevi ti facevi male. Quindi le partite erano intense, anche se cadi ti fai male ti devi alzare lo stesso. Da quando la mia vita è cambiata è stata quando ho esordito con la Juventus a 16 anni. Già da un po' mi allenavo con la prima squadra, sai, ho fatto tutte le settimane. Mi allenavo già un po' con la prima squadra, 1-2 settimane. Quindi a un certo punto contro Pescara il mister mi chiede di scaldarmi. Io non ci credevo, cioè, mi batteva il cuore, sono andato a scaldarmi, correvo. A un certo punto il tempo stava per finire, no? Eravamo 4-0 per noi. Ho detto, ma perché non mi fa? Pensavo, ma perché non mi fa entrare? A un certo punto, facevo il riscaldamento e mi giravo sempre a guardare il mister, come dire, fammi entrare. Avevo un po' perso le speranze, ho detto, tanto è finito, non mi fa più entrare. Invece no. Ha dato recupero e in più, no aspetta, era all'80esimo, mi chiama, mi fa Ken vieni, io corro veloce, mi batteva il cuore a mille. E la cosa che non mi dimentico è che quando correvo per andare verso il mister, ho pensato tutte, non so come spiegarti, perché è un'emozione proprio, a parte che mi hanno applaudito tutti quando stavo andando verso il mister. E appena sono entrato al posto di Mandzukic, che ho messo il piede in campo, da lì ho pensato tutte le partite, sai, al Don Bosco, che giocavo nell'asfalto. Adesso sono a giocare al Juventus Stadium con Dybala, con Cuadrado, con Marchisio, con Buffon, con tutte queste persone. E quindi lì mi batti il cuore, è un'emozione assoluta, non ho mai sentito una sensazione così in Italia. Secondo me me l'ha dato Dio. Secondo me me l'ha dato Dio e anche dalla strada un po'.